Madonna, ripeto, aveva detto che una parte del segreto di Fatima è stata nascosta dalla Chiesa. Cerchiamo di capire. Luz de Maria, 2012. Le mie lacrime si spargono a causa della corruzione umana che è giunta fin dentro la Chiesa che mio figlio fondò. A Fatima, nel terzo segreto, attenzione, esternai il mio dolore per la corruzione e la desolazione della Chiesa, e non si è fatto conoscere. La Madonna Fatima aveva parlato della corruzione e della desolazione che sarebbe entrata nella Chiesa, cioè dei crimini più cupi, più bassi, più squallidi, più desolanti della pedofilia. Vediamo questo video. Importanti avalli ai contenuti del terzo segreto di Fatima, in particolare sulla crisi della Chiesa, sul caos che regna nel mondo e sul fatto che il messaggio riguarda anche il futuro dell'umanità. Sono stati dati da Papa Benedetto XVI a maggio del 2010, in visita in Portogallo, in occasione del 93° anniversario delle apparizioni di Fatima del 1917. Benedetto XVI ha rilasciato queste importanti dichiarazioni. Le attuali sofferenze della Chiesa, in conseguenza degli abusi su minori commessi da sacerdoti, fanno parte di quelle annunciate nel terzo segreto di Fatima. Anche il Papa, lo ha detto anche il Papa, gli abusi sui minori fanno parte del contenuto del terzo segreto di Fatima, la pedofilia nella Chiesa. E la Madonna aveva detto molto bene. Infatti abbiamo visto, per esempio, il cardinale americano Theodore McCarrick, che è stato incriminato per aver abusato di un ragazzino di 16 anni. Oppure il cardinale George Pell, ministro delle finanze vaticane, è stato arrestato per aver abusato di decine e decine di bambini. Faceva sesso con questi bambini a 360 gradi, faccio senza dare nei particolari, uno schifo. Oppure un sacerdote tedesco ha confessato lui stesso, ha detto di aver abusato di più di 100 bambini nell'arco di circa 25 anni. Gli arcivescovi di Dublino sapevano tutto, ma hanno nascosto questi crimini per non macchiare la reputazione della Chiesa. E hanno nascosto i crimini di altri sacerdoti. I sacerdoti venivano presi, spostati in altre parrocchie, e cosa succedeva in queste altre parrocchie? Abusavano di altri bambini. Oppure abbiamo visto l'Istituto Provolo di Verona. Hanno abusato di 70 bambini circa sordomuti nell'arco di svariati anni, proprio perché questi bambini non riuscivano a parlare, non riuscivano a testimoniare. Dopo però, col passare del tempo, col passare degli anni, i bambini sono diventati adulti e hanno riuscito a testimoniare il tutto, a parlare, anche grazie a degli apparecchi acustici sofisticati. Potete vedere le loro testimonianze anche su YouTube, ci sono i video, si vedono proprio queste persone sordomute che a loro modo comunicano quello che gli era successo all'interno di questi istituti. Scrivete su YouTube Istituto Provolo Verona Pedofilia e trovate tutto questo materiale. Sono filmati pesanti, sono d'accordissimo, però è giusto sapere cosa sta succedendo. Uno di questi preti di Verona era stato poi spostato in un'altra struttura in Argentina, aveva anche lì abusato di altri bambini, dopo però lo hanno arrestato. Torno al discorso di prima. Pedofilia nella Chiesa,
Gli alti vertici, nella stragrande maggioranza dei casi, coprono questi crimini, quindi sono complici. Gesù aveva detto: chi di spada ferisce, di spada perirà. Domanda che faccio: chi sarà maggiormente al centro del mirino durante questa guerra violenta che sta arrivando? Risposta: Oliveto Citra. Apparizioni, Salerno, messaggio del 2001. Desidero aiutarvi a comprendere meglio il pericolo che il mondo sta correndo. Esso sta per vivere il terzo segreto di Fatima, dove io parlo della distruzione del Vaticano e di grandi castighi che si abbatteranno in tutto il mondo. Carbonia, 2013. Ora vedrete la sua caduta. Con il compimento del terzo segreto di Fatima, vedrete crollare, attenzione, la Chiesa di Roma. Anguera, Apparizioni, Brasile 2007. Cari figli, la Chiesa del mio Gesù soffrirà a causa della terribile persecuzione. Molti sacerdoti saranno portati al Calvario e la morte sarà presente in seno alla Chiesa. Ma il demonio non vincerà la Chiesa. Le tre fontane, apparizioni Roma 1986. Vedo molti sacerdoti con la loro talare e religiosi e religiose con il loro saio, tutti in fila e degli aguzzini che li spingono e trascinano uno alla volta su un palco di legno. Li facevano inginocchiare e chiedevano loro: getta l'abito. Alla risposta no, gli prendevano la testa e gliela mettevano su un ceppo e lì venivano decapitati dai boia. Decapitati dai boia che avevano una scure. Innanzitutto, il veggente delle tre fontane in passato aveva profetizzato degli avvenimenti che col passare di pochissimo tempo si sono compiuti. Per esempio, aveva sognato un aereo che andava a fuoco con la scritta Torino. Dopo un mese circa, nella realtà, un aereo che trasportava la squadra di calcio del Torino si è schiantato contro la parete di una collina e sono morti tutti. Oppure aveva sognato Aldo Moro che gli aveva chiesto preghiera perché sentiva che gli sarebbe successo qualcosa di brutto. Dopo 2 mesi circa hanno sequestrato Aldo Moro e dopo un po' di tempo lo hanno anche ucciso. Quindi quello che dice quest'uomo dopo succede. E cosa ha detto? Ve l'ho appena letto nel messaggio. I preti saranno decapitati, saranno trattati come carne da macello dall'esercito comunista e aggiungo io anche dagli estremisti islamici. E non c'è da stupirsi, perché come ho detto prima, chi di spada ferisce, di spada perirà.